Dopo mesi di incertezza, polemiche, sospensioni e rinvii, arrivano finalmente certezze sul futuro della Galleria Comelico sulla statale 52 Carnica. Nei giorni scorsi ANAS ha pubblicato il bando di gara per i lavori di consolidamento, impermeabilizzazione e rigimentazione delle acque del tunnel che rappresenta la principale via d'ingresso ed uscita dal Comelico. Un maxi cantiere da 118 milioni di euro, dei quali 96 solo per i lavori veri e propri, che comporterà la chiusura notturna dalle 22 alle 6 del mattino per 1066 giorni lavorativi, a partire dalla prossima primavera. Un sacrificio che durerà quindi 3 anni e mezzo, durante i quali i residenti e i turisti potranno usare come alternative solo il passo di Sant'Antonio, il valico di Monte Croce Comelico e la via per Sappada. Il bando prevede la consegna delle offerte entro il 14 novembre, mentre il 24 dello stesso mese saranno aperte le buste. Al momento ANAS non ha fornito ulteriori dettagli sui lavori e sulla cantierizzazione, aspetti che verranno svelati in un incontro che si dovrebbe tenere nei prossimi giorni in prefettura e al quale, oltre ad ANAS, parteciperanno anche i primi cittadini e le forze dell'ordine. I lavori notturni sono una prima vittoria dei sindaci e dei cittadini del Comelico, che si sono opposti da subito alla prima ipotesi della chiusura tout court della galleria, ma non è sufficiente. A mio parere non è sufficiente per garantire i servizi essenziali sotto certi punti di vista e a tutela anche di alcune categorie di lavoratori, e quindi queste istanze che porteremo al tavolo della prefettura saranno comunque necessarie per definire alcuni punti che evidentemente ANAS non ha valutato come avrebbe dovuto. Restano poi sul tavolo altre questioni, a cominciare dal ripristino della strada della Valle, attualmente dismessa. Per ripristinarla servono almeno 50 milioni, che attualmente ANAS, nonostante iniziali aperture, non ha intenzione di mettere. La strada alternativa, su cui abbiamo fatto una progettazione preliminare, uno studio di fattibilità, meglio, come Unione Montana, spendendo circa 100.000 euro del bilancio dell'Unione Montana, deve avere una risposta che ad oggi non ha avuto da nessun riferimento, né dal Ministero delle Infrastrutture né tantomeno dall'ANAS. Pertanto questo è un tema su cui chiaramente non molleremo.